Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di un film che sta facendo molto chiacchierare la community di Netflix. Allora, il film in questione si intitola Il Buco. Sì, lo so, ci sono tanti altri film che si intitolano, o che perlomeno hanno la parola buco nel loro titolo, ma è un altro genere di film. Apprezzati anche quelli, ma è un altro genere. Il film in questione è tutt'altra roba. Ah, occhio anche a cercare il film Il Buco su Google, perché potrebbe venirvi fuori questo mondo e quell'altro. Parte ste stronzate. Allora, che film è? È un film che tanti hanno definito una merda e tanti altri invece hanno definito un capolavoro. Io non sono di nessuno dei due pareri, però propendo più verso quelli che l'hanno apprezzato tanto. Però la parola capolavoro adesso esce qualcosa di un po' fuori dalle righe, un po' fuori dagli schemi, un qualcosa di strano. Capolavoro, no, un cazzo. Perché sennò si va a abusare di questa parola e va così a perdere tutto il suo significato. È un gran bel film, nuovo, un film strano come abbiamo detto, è un film che fa parlare, perché è uno di quei film che non è la commedia che esci, ridi e dopo un po' ripeti quelle scene che sono diventate dei cult. Questo film fa pensare, una cosa molto diversa, fa pensare a delle tematiche che hanno già affrontato altri film, ma in maniera diversa. Parliamone. Allora, ci sarà... Ah, se vedete che la luce cambia un po' è perché sto usando qua la finestra, quindi ci può stare che essendo un pelo nuvoloso a volte sia luce un pochino più diretta, a volte un pochino più soffusa. Ho messo qui ISO automatici, quindi in teoria dovrebbe reggermi l'esposizione e tenerla lineare, però vediamo. Allora, ci sarà una prima parte in cui vi parlerò del film in maniera priva di spoiler, quindi non ci saranno spoiler. Poi vi farò lo spoiler alert e da lì in poi sono cazzi vostri. Cominciamo. Goreng, il nostro protagonista, uomo sui 40 anni, si risveglia in questo luogo estremamente inospitale, in questo luogo estremamente distopico, triste e freddo. È una sorta di stanza che poi in realtà va a costituire un piano di questa prigione verticale, che ha un sacco di piani, decine e decine, sono tutti strutturati uguali, quindi vi parlo di uno ed è uguale per tutti. Questo piano, questa stanza barra piano, ecco, è abbastanza grande da ospitare comodamente due persone. Infatti Goreng, come dicevo, sui 40 anni, ha un compagno di stanza che è lì da più tempo, il signor Trimagasi, che può avere una settantina d'anni. Ci sono due letti, uno a testa, c'è uno specchio con un lavabo per un po' di igiene personale, poi ci sono queste pareti alte di cemento armato, non ci sono porte, non ci sono finestre, ci sono delle feritoie molto molto in alto ma rivestite di vetro molto molto spesso, tanto è impossibile arrivarci, da cui filtra una luce artificiale, quindi tutte quelle persone che sono all'interno di questo carcere verticale, che loro chiamano la fossa, sono completamente scorporate dal mondo esterno. Bene? Hai detto che tutti i piani sono uguali e al centro di ogni piano c'è un buco, c'è questa apertura. Tutti i piani sono messi in bolla, sono tutti allineati, quindi tutti questi piani sono perfettamente allineati. Perché? Attraverso i buchi di ogni piano scorre una piattaforma che parte dal livello 0, che è il piano più alto, e va verso il fondo della fossa. Che cosa c'è su questa piattaforma? C'è ogni ben di Dio per quanto riguarda cibo e bevande. C'è veramente di tutto e in quantità enormi. La piattaforma parte dal livello 0, che è il più alto, e va verso il basso. Qui è diverso rispetto a un grattacielo normale, dove più il numero del piano è alto più sei in alto. Qua più il numero del piano è alto più sei in basso, è al contrario. Quindi la piattaforma parte, si ferma nel piano sottostante, rimane lì per un po' per dare tempo ai due abitanti del piano di mangiare, poi scende, va al piano di sotto e al piano di sotto ancora. Questa piattaforma penso funzioni con un principio di levitazione magnetica, perché non ci sono corde, non ci sono funi, non ci sono binari, non c'è un cazzo, e quindi penso sia levitazione magnetica. Quando arriva sul fondo della fossa, tutta l'ambientazione si colora di rosso, come per indicare un pericolo, e questa piattaforma va verso l'alto veramente a 1000 km all'ora. Si colora di rosso per invitare le persone magari a non affacciarsi nel buco del loro piano o di non sedersi magari a penzoloni, perché verrebbero tranciati di netto. È impossibile trattenere del cibo, quindi tu hai tempo di mangiare in quei 5-6 minuti, 10 a dir tanto, che la piattaforma va a stazionare a livello del tuo piano,
Perché se trattieni del cibo, la temperatura nella stanza dove tu hai trattenuto il cibo andrà talmente in basso, talmente in alto da ucciderti. E quindi tu hai il tempo di mangiare giusto quando il tavolo, la piattaforma è a livello del tuo piano. Se sentite rumore di fondo, probabilmente qualcuno in casa mia si sta facendo la doccia. E quindi le regole sono semplici ma sono ferree e tutti le devono rispettare. Chi è che finisce dentro questa fossa? Chi ha compiuto dei reati e quindi va lì a scontare una pena, e chi ci va volontariamente, perché si può andare volontariamente e ognuno può portare con sé un oggetto. Goring per esempio porta un libro ed è l'unico, perché tutti gli altri sono parati armi, oggetti contundenti, roba per difendersi e comunque per sopravvivere. Perché qual è il problema? Due problemi ci sono in questa fossa e poi chiudo la parte senza spoiler. Il primo problema è che c'è molto nonnismo nei confronti di quelli che abitano il piano sotto il tuo. Quindi se io sono del piano numero 10 e quindi sopra di me c'è il piano numero 9, quelli del numero 9 mi sputano, mi pisciano, mi cacano letteralmente addosso, o comunque quando ho finito magari di mangiare, tanto che la piattaforma scende verso il mio piano, loro ci sputano, ci pisciano, ci cacano, quindi non c'è la benché minima empatia, non c'è la benché minima collaborazione, non c'è nessun sentimento buono verso quelli sotto di te. E questo è un gravissimo problema, anche perché all'interno della fossa ogni mese a coppie, visto che ogni piano ha due persone, vengono spostati di piano, totalmente a random. Quindi magari uno che era al piano 50 si ritrova in un piano invece molto migliore tipo il 3, o magari chi era in un piano fantastico tipo il 2 si ritrova al 60. Ma perché parlo di piani fantastici? Perché ovviamente quelli che sono più in alto intanto hanno meno persone che se la prendono con loro, ma ricevono la piattaforma con cibo e bevande molto più carica. C'è molta più scelta, c'è molta più quantità, sia da mangiare che da bere. Anche perché il principio su cui si dovrebbe fondare il funzionamento della fossa è che se ognuno mangiasse il suo, mangiasse lo stretto necessario per sopravvivere, tutto quello che c'è su questa piattaforma, basterebbe a sfamare tutta la fossa. Ma quelli dei piani a cui arriva per primo da mangiare se ne fottono, mangiano, e quelli nei piani di sotto si attaccano al cazzo. E questo è il problema. Anche perché se uno magari ha la sfiga di capitare per due mesi di fila nei piani più in basso, veramente rimane senza mangiare. Goring, il nostro protagonista, dopo aver provato sulla sua stessa pelle tutto ciò che di brutto può far vivere la fossa, decide di ribaltare la situazione. Fine della parte senza spoiler. 1, 2, 3, 4, 5, spoiler! Da qui in poi, spoiler. Quali sono i gravi problemi che nascono ai piani bassi di questa fossa? Quanti piani ci sono? Allora, Goring ha fatto un conto, calcolando quanto la piattaforma vada a sostare in ogni piano e dopo quanto tempo la vede rischizzare su verso il livello 0, che è il piano più alto. Lui ha contato, a piano più piano meno, che dovrebbero esserci 250 livelli. Okay, che partono quindi dal livello 0, che è il più alto, fino al livello 250, che è quello che secondo lui è più in basso. Chi gestisce questa fossa? Viene chiamata l'amministrazione, ma non hanno un volto, non hanno identità, non vediamo gente in giacca e cravatta. Le uniche persone esterne alla fossa che vediamo sono i cuochi che preparano queste le cornie che mettono sulla piattaforma, ma noi non sappiamo questa amministrazione da chi o da cosa sia composta, non sappiamo se è qualcosa di umano, qualcosa di alieno, qualcosa di divino, non sappiamo un cazzo fondamentalmente. Goring, dopo mesi che lì si ritrova e ha vissuto tutto quello, come vi ho detto, che di brutto la fossa potesse offrire, ha vissuto la violenza, ha vissuto il cannibalismo, Trimagasi voleva mangiarlo, ma poi la situazione si è ribaltata ed è stato Goring a mangiare un Trimagasi, non l'ha ucciso lui, però si ritrovava veramente in fondo alla fossa, forse era a livello 202 e quindi era veramente stremata addirittura, quindi lui sulla sua pelle ha proprio vissuto violenza, cannibalismo, sofferenza, tutto quello che la fossa di brutto poteva offrire. Quando si ritrova al piano 6, quindi un piano estremamente privilegiato, stanco del fatto che nessuno collaborasse, stanco che ci fosse questo bullismo, questo nonnismo fra un piano e l'altro, stanco che niente riuscisse a funzionare decentemente in quella fossa, ed essendo in un piano privilegiato, salta col suo nuovo compagno di piano sulla piattaforma, tanto che essa stava scendendo, si armano con quello che possono, perché ognuno all'interno della fossa
può portare oggetti, come vi ho detto, no? Quindi riescono a reperire degli oggetti contundenti, saltano sulla piattaforma e cercano di difendere con la forza il cibo che c'è sulla piattaforma, ma non per tenerselo per sé. Lo vogliono fare per riuscire a sfamare tutta la fossa. Infatti loro, munendosi appunto di questi oggetti, cercano di evitare che le persone mangino più del necessario, più del dovuto, e in questo modo tutto quello che c'è sulla piattaforma riuscirà a bastare per tutta la fossa. E questo sicuramente è un buon modo, seppur non coinvolgesse tutta la fossa, perché le persone volevano pestarli, volevano prendere da mangiare. Era un'iniziativa solamente di loro due, quella di difendere il cibo e di portarlo interamente verso il fondo della fossa. E seppur è un'iniziativa che vive solamente nella mente di Goring e del suo amico, riescono in questo intento e riescono a scendere giù con ancora più cibo. Cioè la piattaforma arriva a dei piani dove solitamente magari era già bella che vuota, con ancora del mangiare, perché sono loro che distribuiscono le porzioni. Arrivati ad un certo piano c'è un inquilino che gli fa notare una cosa, gli fa notare: ok, il vostro atteggiamento è giusto, è quello di riuscire a dare un senso alla fossa, è quello di riuscire a sfamarla tutta, a dividere ciò che abbiamo. Ma come farà questa amministrazione a capire che qua dentro il meccanismo di vita sta cambiando in meglio? Bisogna fare recapitare un messaggio. E identificano in una porzione di panna cotta il messaggio da recapitare all'amministrazione. C'è questa panna cotta ben preparata, ben impiattata, le stoviglie di alta qualità. E lì ha detto: questa panna cotta dovrà essere tenuta assolutamente in disparte, non dovrà essere mangiata, toccata da nessuno, dovrà arrivare in fondo alla fossa e poi quando la piattaforma risale verso livello zero dovrà portare con sé la panna cotta. In questo modo l'amministrazione capirà che qua dentro le cose stanno cambiando in meglio. E questo succede. Succede anche che però Goring capisce che i piani non sono 250 come aveva preventivato, sono molti di più. Arrivano in fondo alla fossa al piano 333. Al piano 333 c'è una bambina. È già di per sé la cosa strana, perché per tutto il film ti hanno detto che non ci possono essere minori di 16 anni e questa non ha 16 anni, ne avrà 6. C'è una bambina. Molti hanno detto: la bambina si sarà intrufolata, no? Perché si vociferava ci fosse un bambino nella fossa per tutto il film. Ma non si è intrufolata un cazzo, perché tutti nella fossa hanno la stessa divisa e le stesse scarpe, un uniforme. Anche la bambina ce l'ha. Però non è che magari, è una donna di 30 anni, l'ha fregata qualcun altro. Una bambina di 6 anni ha bisogno di un abbigliamento per una bambina di 6 anni, quindi dimensioni molto più ridotte. E quindi qualcuno gli ha preparato le scarpe, qualcuno gli ha cucito l'uniforme, quindi era pensata la bambina, era preventivato che ci fosse una bambina all'ultimo piano. E quindi li capiscono, gli danno da mangiare la panna cotta, perché capiscono che il messaggio da recapitare all'amministrazione non è la panna cotta di merda, è la bambina. Perché la bambina? Perché simboleggia l'anima pura, e simboleggia la purezza in generale. E oltretutto l'amministrazione si renderebbe conto non solo che hanno salvato l'anima più pura della fossa, ma hanno salvato chi abitava in fondo. Ed è ovvio che la fossa strutturata in questo modo sia una chiara allegoria dell'inferno dantesco, perché più si va giù, più la condizione dell'uomo peggiorava: violenza, sofferenza, cannibalismo. E hanno salvato chi abitava nel livello più in basso e l'hanno mandata al livello zero. Quindi Goring si sacrificherà, porrà la bambina sulla piattaforma che ritornerà al livello zero. Molti qua hanno detto: se si poteva saltare sulla piattaforma per uscire, l'avrebbero potuto fare tutti. E poi, se sta piattaforma va su a 1000 km all'ora, come fa una ad arrivare su vivo? Qui secondo me va molto di interpretazione. Io la vedo più come: ok, tutti potevano salire sulla piattaforma, ma sti cazzi, solo la bambina rappresentava il messaggio, solo lei rappresentava il messaggio giusto da far recapitare a chi sta là in alto. Gli altri erano altri, quindi solo la bambina aveva un senso che arrivasse su. E poi nessuno fa vedere che la bambina una volta arrivata su scappa. Noi, è brutto da dire, ma non sappiamo neanche se la bambina sia arrivata su integra. Perché il senso non era farla arrivare su, che si prendesse il suo zainetto e scappasse. Il senso era far recapitare un messaggio a questa amministrazione, che come abbiamo detto non sappiamo se è umana, aliena, divina, non sappiamo un cazzo. Oltretutto l'allegoria non si vede solamente nel fatto di questa forma della fossa che ricorda l'inferno dantesco, ma la bambina si trova a livello 333 e se noi sommiamo due persone per piano, per 333 piani facciamo 666,
e non ci serve Daniele Bossari di Mistero per capire che si sta ovviamente facendo un riferimento a qualcosa di satanico, di infernale, di maligno, e ovviamente è anche il piano più in basso della fossa. Un'altra allegoria che richiama la divinità è che molto spesso Goreng, soprattutto dopo che ha combattuto, dopo che è stanco, tubefatto, pieno di sangue, eccetera, ci siano delle inquadrature dove si fa molto riferimento a Cristo nel film La Passione di Cristo. Ci sono delle inquadrature veramente simili, ora cercherò magari di mettervi qualcosa. Il film non ha un finale definito come può essere un film di guerra tipo Dunkirk, è un finale interpretabile perché tu gli puoi dare una valenza divina. Ok, la fossa è una sorta di inferi, Goreng, il protagonista, è una sorta di messia, la bambina è il messaggio e l'amministrazione è una sorta di divinità. Puoi dargli anche una valenza politica, cioè quelli che stanno nei piani più alti sono gli stati che hanno tante risorse, rappresentate dalle vivande sul tavolo, e invece quelli che stanno più in basso sono tutti quegli stati che non hanno niente, e ovviamente in tutti gli stati più poveri c'è violenza, c'è sofferenza, e puoi dargli anche una valenza meno spirituale, più sociopolitica volendo. È un film che comunque ti fa pensare, cioè non è quel film la storia finisce, ok, ti è piaciuta, ne parli bene. Questo film ti fa ragionare sui rapporti fra le persone, sul menefreghismo che a volte c'è, sulla mancanza di collaborazione volontaria, sulla mancanza di empatia. E secondo me quando un film ti fa ragionare in questi termini è un film che ha funzionato. Molto bella la fotografia e la scenografia. Nulla, nessun ambiente che tu vedi durante il film è tranquillo, è pacifico, è accogliente, tutt'altro. Quindi la fotografia funziona proprio per metterti in quel mood di disumanità, mood distopico, funziona molto molto bene. Fatemi sapere se il film vi è piaciuto, cosa ne pensate, che cosa vi ha suscitato, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, spuntando la campanella, così quando arriva un video nuovo verrete avvisati. Ciao belli!